non mai come stasera, io non posso credere. Vabbè, ma risultati a assurdi. Quello che cazzo ho appena visto stasera. Risultati incredibili. Per quanto potevamo aspettarci una vittoria del Napoli, visto lo stato di forma, mai mi sarei aspettato una partita così incredibile. Una vittoria perfetta, da record, clamorosa, da record, da parte dei partenopei. Ma siamo qui per parlare anche di Inter Barcellona, sì, che a tempo quasi scaduto stanno vincendo dopo tutto quello che hanno passato nell'ultimo periodo in campionato. Mamma mia. Fino a qualche ora fa si parlava di esonero. Guarda, di non Inzaghi. Parliamo, aspetta però, non ci facciamo addentriamo finire troppo. L'Inter facciamo, nel frattempo passa... possiamo parlare del risultato acquisito del Napoli. Facciamo passare qualche altro minuto. Ciao, ben ritrovati a tutti ragazzi. Lasciate mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti. Vi ricordiamo che è gratis. Più mi piace lasciate, più ci fate contenti e più vi ricambiamo con tantissimi video sul mondo del calcio. State sintonizzati, domani mattina riparliamo di queste squadre in ottica classifica e per il futuro delle prossime partite. Iscrivetevi e attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche sul cellulare in tempo reale ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Fatelo pure sul secondo canale YouTube, stanno uscendo una marea di contenuti su FIFA 23. Ci abbiamo un terzo canale YouTube, Extra Calcio, dove pubblichiamo solo cazzate. Tutti i canali in descrizione o durante il video compariranno qui. Veramente guarda, te posso dire, penso ormai con questa vittoria fanno 3 su 3 in Champions, ma non è tanto questo che sorprende di questo Napoli, e penso che ormai il paragone con l'anno scorso sia completamente da dimenticare, perché c'erano forse anche tante domande, no? C'erano tante domande che dicevano: riuscirà il Napoli ad essere forte come lo scorso anno, a proseguire su una certa linea? Ragazzi, questo Napoli è molto più forte. È un'altra forte. Squadra. È molto più forte. È un'altra squadra. Sono assolutamente... assolutamente d'accordo. Inverosimile per quelle che erano le premesse di inizio stagione. 1,5 miliardi di dubbi, tante domande, ma io credo che un Napoli che viaggia così spedito in campionato e in Champions, dove ha segnato la bellezza finora dei 13 gol in 3 partite, parliamo di più di 4 di media a partita, io credo che vada oltre. Ma ricordiamo che c'è sta Liverpool nel girone loro, perché certo, a qualcuno sta sfuggendo. A Liverpool 4 gliel'hanno dati. Ecco. 4 gliel'hanno dati. Io veramente credo sia qualcosa che vada oltre, ma proprio l'immaginazione più fervida di qualunque tifoso napoletano e qualunque appassionato di calcio. Io ti voglio fare questa domanda, no? A bocce ferme, no? Tu che cosa ti aspettavi da questo Napoli? Io pensavo un 2-1, un 3-1, ma questa partita... una partita più combattuta da parte dell'Ajax, no? Perché comunque sì, era ad Amsterdam con un Ajax che solitamente in Champions League, nel bene o nel male, il bene suo lo fa sempre, fa molto, no? Molto è una bene squadra propositiva che concede qualcosa, però insomma, se la lotta a sportellate. Guarda, stasera sentito... abbiamo visto il nulla cosmico da parte dell'Ajax e tutto quello che potevamo non potevamo aspettarci dal Napoli. Ho un Napoli che si migliora partita dopo partita. Le prime due statistiche che hanno detto dopo il sesto gol del Napoli, che recitavano: una squadra italiana che non ha mai segnato 10 gol in 3 partite, il Napoli addirittura ne fa 13, parlo di Champions. Cioè, nella storia della Champions? Mai nessuna italiana. Ma che cazzo stai a dire? Mai nessuna italiana nelle prime 3 di Champions ha fatto più di 10 gol, il Napoli ne ha fatti 13. Io non ho parole. Quindi record scritto stasera, e in negativo record scritto dall'Ajax, che nelle coppe europee, nelle in coppe casa europee in casa non ha mai preso 6 gol. Ragazzi, questa non è una partita da record, come ho detto all'inizio. Io voglio entrare 8 minuti di recupero l'Inter. 8 minuti? Ma qui ci sono 8 minuti? 8 minuti di recupero l'Inter. Vabbè, una sofferenza mai proprio. Potential penalty check. Potential. Stavamo parlando check. Io gioca. Non ho capito. Sì, ma nel frattempo, quando si è interrotto il gioco, probabilmente ce lo siamo perso. Ok. Mo ecco, infatti hanno fermato. No. L'Inter sta allora, l'Inter, dobbiamo dire la verità. Mo riparliamo del Napoli rapidamente. È in vantaggio. Vabbè, allora, però palla in sta mezzo, soffrendo. Vediamo. Sta soffrendo. La ritratta la mano, ma forse chissà. Forse l'ha mezza presa, eh.
Chissà. L'impressione è che l'ha presa. La faccia di Inzaghi è tutto dire. Se ne è accorto pure Inzaghi, ragazzi. Inzaghi che fa quella faccia non promette niente di buono, ma soprattutto non promette niente di buono il fatto che stanno facendo un check al VAR e che il gioco durando, è fermo già da un minuto. Sta durando veramente parecchio il check. Quindi staremo a vedere, secondo me è difficile. Nel frattempo Ajax-Napoli è finita 1-6. Mamma mia, ragazzi. Rivediamolo da qui per la moviola. Mano. No, non si vede. Come è fatta a vederla? Lo sai perché si vede? Eccola qua. Mano piena. Lo sai perché l'ho vista? Perché la palla perché ci a mettere così tanto per non ha preso la testa del giocatore, ma nel momento in cui la palla si muove, no, la testa non ha preso la passata. Cioè, si vedeva. Non l'avrei mai vista. Io non capisco per quale motivo. Perché tutto sto... Calcio d'angolo? Può essere che... Per quello che ho visto io, è andata proprio bene. Cioè, può essere che la mano e la testa del calciatore avversario stavano talmente a... No, mi sembra assurdo. Non mi sembrava a me per primo, ma quando l'ho visto, ho visto il tocco, ve l'ho detto. Cioè, lo sapete, sono una persona onesta. Due parole ancora bene su... così. Due parole ancora sul Napoli, perché sì, secondo me merita soprattutto entrare nei singoli, soprattutto in realtà qua nei singoli, ma nei singoli... parliamo sempre... Rivediamo un attimo... Ah no, scusa, ma non è questa l'azione? Non è questa. Forse è questa. Sì, ma che se vede? No, non è un'altra. Ok. Io rientro sempre nei meriti degli stessi. Quaraschelia. Anguissa. Raspadori. Zielinski. Raspadori pure stasera, ragazzi miei. Zielinski. Che comunque rispetto all'anno scorso, anzi rispetto all'ultima parte del campionato scorso, è un altro calciatore completamente trasformato, sì, pure Zielinski. Si è ripreso tantissimo. Perché ha sempre fatto vedere, insomma, cose importanti. Però l'anno scorso stava andando in calo. Secondo molto, parte molto la stagione è abbastanza vergognosa. Molto, molto male. Ce lo confermeranno i tifosi del Napoli. E poi non solo. Esce Raspadori che fa doppietta, entra Simeone. E fa pure gol la Simeone. Ditemi voi. Cattiveria, voglia, il segreto di Luciano Spalletti. Forse l'abbiamo già detto in un altro contenuto. No, l'abbiamo detto per Pioli, ma faccio un discorso simile per Spalletti. Tenere tutti sull'attenti, far sentire tutti importanti e fondamentali e utili alla causa di questa squadra. Guarda. E quando entrano, sono pronti ad avere la voglia di dimostrare di essere all'altezza dei titolari. Io credo che elogiare Luciano Spalletti sia riduttivo, ma l'ho sempre pensato che Luciano Spalletti sia uno degli allenatori più preparati che ho mai visto da quando seguo il calcio. Io impazzisco letteralmente per Luciano Spalletti. Sì, io sono, penso, l'estimatore numero uno in assoluto. È uno dei miei allenatori preferiti per come in assoluto. Allora, Spalletti c'ha lo stile di saper far giocare anche bene le squadre. Sì, gli piace vincere, però è quel bene, ma con stile. È quel bene equilibrato. Cioè, non è quel bene fine a se stesso. No, non è per quel... forza esatto. Specchiarsi, quello specchiarsi. Quella fissa... Oddio, quanto so bello, quanto no, so no, bravo. È vero. Certe volte quel, anche partite sport. È quel giocare bene, ma fatto per vincere, quindi per segnare. Fatto per segnare e per non guardare in faccia l'avversario. Ti ripeto sempre la stessa cosa però su Luciano Spalletti. L'unico nemico di Luciano Spalletti è lo stesso Luciano Spalletti. È se stesso. Se non riesce a riprendere sempre poi quella seconda parte della stagione dove... È fisiologico il calo delle squadre di Luciano Spalletti. Io penso che possiamo parlare di un Napoli lanciatissimo sotto qualunque profilo. Di questo ne riparliamo nel contenuto di domani, certo, per la Champions. Analizzeremo le situazioni di classifica e qui non lo stiamo facendo. Io voglio un migliore in campo da te nella partita del Napoli. E poi chiudiamo ovviamente il discorso Inter-Barcellona. Guarda, difficilissimo trovare un migliore veramente in campo. Io te sorprendo. Io, forse... io te sorprendo, non ti dico un marcatore. Anguissa. Lo penso tutto campo, sradica, recupera nel vivo dell'azione, nel vivo del gioco. Dice in tutto campista, dice no, è box to box. Ma questo è box to box dalla porta, dalla linea dalla porta loro alla linea dalla porta del... avversario. Non so se sì, stiamo sì, a spiegare, sì, box no, to box. È in uno stato di forma. No, non è in uno stato di forma. È di grazia. No, neanche. Secondo me questo è Anguissa.
Cioè, questo è il calciatore che ha trovato la giusta dimensione, che ha trovato quell'allenatore, allora, che lo esalta. Io non so e se a livello mentale ha switchato. Allora, sicuramente. Beh, se continua su questi livelli, diventa il centrocampista migliore del mondo, eh. A io mani basse. Non credo riesca a mantenere questo standard di rendimento per tutta la stagione, perché è palesemente impossibile. Cioè, è ingiocabile per chiunque. Veramente è ingiocabile. Penso che possa trascinare il Napoli, ma direttamente allo scudetto, se c'hanno un centrocampista con sta regolarità. È qualcosa di fantascientifico. Quindi mi aspetto comunque un calo da chissà. Ma ormai penso che rispetto all'anno scorso, soprattutto alla seconda parte, è un calciatore completamente diverso, come detto, a livello mentale. Ha switchato, ha fatto c'è proprio il cambio di marcia, okay. È andato oltre, è andato proprio oltre. Adesso parliamo di Inter, parliamo di una partita che io non mi aspettavo esattamente così. No, per niente. Perché per niente, anche per le occasioni, molto sorpreso. Possibilità di calcio di rigore per l'Inter, mano che c'è stava, era fuori gioco, la situazione da VAR... Io potevano di subito che era fuori gioco, non l'ho capita bene. Forse se ne sono accorti dopo, ci avranno pensato dopo. Boh, so. O forse sto a ripensare a qualche, vedendo su diretta, magari sto pensando a qualche altra partita, ma mi pare fosse proprio questa. Sì. Era quello, non era successo così. E ok. Gol annullato a Correa, fuori gioco. Fuori gioco. Che c'era. E quindi, insomma, Stinter che viene da un periodo veramente da un periodo veramente buio, da un periodo veramente oscuro, ma ti tira fuori la prestazione nel momento del bisogno, nel ormai momento in cui Inzaghi... Mancano pochi secondi, ma pochi secondi. Mi sa che da qualcosa in più, perché sono stati fermi un minutino. Ah, c'era cioè, già, la svolta, la sferzata, non me l'aspettavo così. No. Cioè, mi potevo anche aspettare una vittoria, perché Stinter è strana, è impronosticabile. Senti, posso dire la verità, io però oggi è sembrata una squadra vera. Oggi è sembrata una squadra che passa a vantaggio, si difende in maniera ordinata. Poi il Barcellona viene a legno, però è quel soffrire positivo che non mi aspettavo. Perché ormai nessuno fa il tiki-taka del Guardiola, del Barcellona, che tiene il possesso della palla 90 minuti e non subisce niente o quasi. Certo. Tutte le squadre, anche le più grandi, subiscono qualcosa. Quindi devi essere bravo a tenere botta, a parare, no? Sì, i colpi. Decisamente. E oggi mi è sembrata un Inter, anche in formato Champions, che sta vincendo, che si sta portando a casa 3 punti che sarebbero pesantissimi. No. Non parliamo di classifica, ne parliamo domani. Sì, sì, guarda la guarda, ma valgono doppio. Ma è finita, ha vinto, è finita, ha vinto. Ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ne riparliamo domani mattina alle 7. Ciao ragazzi, mamma mia.